stasera lucirà una bella storia grazie a padre Nicola Prezioso. Lei è stato a contatto con una realtà difficile, quale quella di Taranto. Certo. Qual è la testimonianza che ci può portare, visto che di tante storie brutte oramai siamo abituati? È proprio una storia di speranza, cioè il partire dalle proprie passioni come via principale per poter inventarsi il lavoro. Ecco, il sogno è che il nostro Sud possa in qualche maniera pensare all'autoimprenditorialità come strada di speranza. Come mai la scelta di diventare parroco? Beh, perché io da piccolino qui a Lucera ho frequentato l'opera, sono dei Giuseppini del Muriando, la figura di padre Michele Palmieri, di padre Angelo Cuomo furono per me di grande attrazione, e quindi dedicare la vita ai giovani poveri e abbandonati e al mondo del lavoro è stata la calamita che mi ha attirato. Tornando alla testimonianza che vorrà portare questa sera, può darci un sunto di quello che è stata la sua esperienza? Il sunto è che con un gruppo di adulti abbiamo fatto un grande sogno, e questo sogno in qualche maniera era quello di facilitare, aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro. E dopo circa 20 anni di questo sogno abbiamo delle storie concrete da raccontare, cioè giovani e giovani adulti, alcuni che sono partiti da situazioni di vantaggio, belle famiglie e diciamo armoniose, altri invece da situazioni molto più degradate, sono riusciti attraverso la comunità giuseppina di Taranto a avere il coraggio di inventarsi il lavoro, e ce l'hanno fatta. Sicuramente partire da un sogno significa essere già a metà dell'opera. Allora, qual è il prossimo sogno? Il prossimo sogno è quello di dare alla città di Taranto e al Sud questa speranza, che ci possa nascere un ponte tra gli adulti come noi, che abbiamo la nostra serenità economica, la nostra diciamo famiglia, e quelli invece che non hanno speranza, e trovare degli adulti che facciano una scelta di vita per dare a questi giovani le loro professionalità, il loro aiuto, il loro supporto, è una cosa possibile. Oggi lo testimoniamo con questi racconti. Questa sera, grazie a Rotary, si parla di due argomenti importanti, lavoro e passione. Non sempre queste due cose vanno a braccetto, quando invece dovrebbe essere così. Speriamo per i giovani. Forse ai nostri tempi questo era più facile da raggiungere, da ottenere. Poi le cose sono un po' cambiate, forse peggiorate, però dobbiamo essere fiduciosi. Non basta certo la passione, però curare le passioni, perché a volte dalle passioni può nascere anche un lavoro, ma non basta. Ci vuole lo studio, ci vuole la conoscenza delle lingue, bisogna viaggiare, bisogna aprire gli orizzonti, bisogna passare al digitale, cioè bisogna stare al passo coi tempi. Quindi se i giovani riescono a fare tutto questo e anche a meglio utilizzare le loro passioni, è il massimo, penso che così possono ottenere quello che vogliono sostanzialmente. Però non sappiamo se questo poi avviene. Il relatore oggi porterà una bella storia, una storia vera, una storia vissuta in una realtà difficile come lo è stato un quartiere di Taranto. Infatti dicevo poco fa a Don Nicolino che sarebbe bello stasera se qui ci fossero i giovani a cui rivolgere queste parole di fiducia che lui stasera ci porterà. Però noi saremo il tramite, e anzi lo sarete soprattutto voi con la vostra televisione. Grazie.